Ciao ragazzi, Claudio Riotti, bicelai.it, siamo al terzo video con Salvatore della scuola 101% MTB School. Oggi siamo arrivati a un tema molto importante, il meteo purtroppo non ci ha graziati perché piove, ma ovviamente non esiste buono o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento, no? O buono o cattivo biker, come abbiamo detto nell'altro video, che lo linkiamo qua sopra. Abbiamo già parlato del controllo della sicurezza della bicicletta e della postura. Arriviamo, Salvatore, alla frenata e mai come oggi bisogna saper frenare su queste foglioline un po' umide e quel fanghello che si forma in superficie, giusto? Assolutamente. Cosa facciamo allora per introdurre un po' il concetto di frenata? Allora, molto importante. Allora, molti di voi ci chiedono spesso qual è il motivo per cui non riescono ad andare molto veloce in discesa. Io accomuno sempre questo particolare al fatto che si ha una scarsa capacità di bloccare la bicicletta con una frenata d'emergenza. Quindi meno andiamo, meno siamo in grado di gestire la bici. Solitamente una persona esperta può andare molto veloce perché è in grado di frenare senza procurare danni a se stesse e alla sua bicicletta. Esatto, perché anche secondo me è correttissimo dire così, secondo me il rider più bravo è quello che si sa fermare in meno spazio, proprio perché sa gestire al massimo la potenza dei freni, individua i punti di frenata e riesce proprio a, diciamo, rallentare o per emergenza anche bloccare la bicicletta. Cosa possiamo dire ai ragazzi che vedono il video e sono magari interessati a, non so, venire a fare un corso da voi, a scoprire le vostre tecniche? Allora, innanzitutto anche la frenata dipende da quella che è la postura del nostro corpo sulla bicicletta. Quindi se siamo in grado di frenare in modo efficiente è perché con il sincronismo giusto riusciamo ad azionare entrambi le leve dei freni e spostarci in una frenata d'emergenza nella parte posteriore della nostra bicicletta. Ma per vedere bene questo ci sarà Alessio che ci farà vedere alcuni appunti sulla proprio la frenata, in questo caso di emergenza. Benissimo, io concludo che questo è il dito con cui si frena, giusto? Non con due, non con tre, non con quattro, con i pollici o con i mignoli, e naturalmente anche le leve vanno messe in proporzione alle nostre mani, alle nostre dita, per frenare con un dito, perché ne parlavamo prima, giusto? Le altre quattro. Certo, le altre quattro servono a mantenere stabile il nostro manubrio. Un'altra cosa importantissima, spesso vedo dei rider che guidano con praticamente una parte del manubrio scoperto. È un errore, perché quando affrontiamo dei single track questa zona è come se fosse scoperta e il nostro cervello non capta questo tipo di pezzo del manubrio. Esatto. Quindi, e poi andiamo a prendere le piante dentro. Sfruttiamo tutto il manubrio nella sua ampiezza, quindi una corretta posizione è questa. Quindi un dito, tre dita con il pollice che ci aiuta a mantenere stabile il nostro manubrio. Allora, per questi esempi abbiamo ingaggiato l'EPROT, che in realtà il nome è Alessio, ma comunque il nome d'arte, giusto, è l'EPROT, e ci fa vedere un po', ragazzi, la scena è vostra. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vediamo un po' gli esercizi allora, per la frenata. Bene. Ritorniamo, facciamo un passo indietro, ricordiamoci la nostra posizione neutra o posizione d'attacco. Ricordiamoci che anche qui è fondamentale avere una pedivella perfettamente pari. Se noi azioniamo nel fare una frenata d'emergenza i freni e abbiamo la pedivella leggermente abbassata da un lato, cosa succederà? Saremo sbilanciati principalmente sul lato in cui la nostra pedivella si è abbassata. Quindi ricordatevi, pedivella pari, sempre, ok? Io qua, scusami se interrompo, io qua dico sempre che è come un tavolo che ha tre gambe. In pratica ci si può appoggiare su magari un foglio, no? Però inevitabilmente il tavolo prima o poi andrà a cadere. Quindi pedivelle pari, parallele al terreno e poi... Quindi adesso cosa subentra? Un aspetto fondamentale nel diventare padroni delle skill della mountain bike è quello di riuscire a sincronizzare più movimenti contemporaneamente. In questo caso cosa farà Alessio? Dal momento in cui intercetterà il pericolo e dovrà fare una frenata d'emergenza, andrà ad azionare le due leve dei freni, quindi in modo deciso, e contemporaneamente, quindi non prima uno poi l'altro, ma in contemporanea andrà a spostare il suo peso dietro la sella, ok? Cercando comunque di non scaricare l'anteriore della bicicletta. Possiamo far vedere Alessio? Spostiamoci, eccolo lì.
Alessio cosa ha fatto? Si è alleggerito prima di fare la frenata, quindi ha fatto una frenata quasi pompata. Infatti questo è un aspetto molto interessante secondo me, che poi adesso facciamo vedere bene negli esempi. Diciamo che è come un boost di frenata, cioè un'aggiunta di peso in più sui pedali. Assolutamente, è evidente che quando si è molto veloci cosa faremo? Andremo ad alleggerire sulla bicicletta per andare a fare il movimento che ha fatto Alessio. Quindi basta pochissimo per creare quel volano che ci permette di andare ad abbassare i foderi posteriori della nostra bicicletta e di avere il grip massimo sia sul posteriore che sull'anteriore. Adesso facciamolo alzare perché si stanno crepando anche a te i quadricipiti, va bene. Allora ragazzi, qua vi diamo un esempio da fare e un esercizio che potete benissimo fare anche voi a casa, semplicemente quattro conetti, quattro guanti, quattro borracce. E poi perché c'è un altro conetto là che si vede poco ma è importante? Allora, quello è il punto dove noi smetteremo di pedalare e inizieremo a guidare la nostra bici. Quindi in assetto modalità on ci prepariamo con la pedivella perfettamente a pari per affrontare questa frenata d'emergenza. Eccola lì, bravo Elia. Cosa possiamo dire poi a quelli che ci seguono sui talloni, che è una cosa molto importante, giusto? Bravissimo. Nel momento in cui andiamo ad azionare i nostri freni e andiamo a spostarci verso la parte posteriore della bici, andiamo a spingere i nostri talloni verso il basso. Vorrei farvi vedere una cosa molto importante, che è la traiettoria della nostra frenata. Vedete com'è dritta? Significa che chi ha frenato con le pedivelle perfettamente pari e non ha perso il controllo della bici. Questo è un esempio che potrete verificare anche voi nei vostri esercizi che farete a casa. Bene, questi erano solo un po' di esempi per le nostre solite pillole con la scuola 101%, e i ragazzi vi volevano salutare in questo modo, quindi li ringraziamo. E ricordatevi che la potenza è nulla senza il controllo.